Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e benvenuti a questa 21ª puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Bene, allora, come avete notato e abbiamo soprattutto sentito, nella scorsa puntata mi è esplosa la battery box e io subito, subitino, subitissimo l'ho ripiazzata con questa nuova battery box appena scartata. Infatti sta caricando perché ho utilizzato fino adesso la fornace ed è stata bella scarica. Quindi appena tolta dal cellophane o dal nylon o da quel che sia. E qua ho cambiato un pochettino, ho tappezzato tutta la stanza di cobblestone e vabbè, qui si vede un po' l'aggiuntura del legno. E i generatori per il momento l'ho lasciati qui e il generatore a idrogeno anche l'ho lasciato com'era. Perché fare il... Sì, io già stavo partendo come se mi ero già spiegato di tutto. Quello che faremo in questa puntata, adesso non so se già l'ho detto, è fare un transformer. E fare un transformer, questo è il mio italiano correttissimo. E vabbè, praticamente in questa puntata faremo un transformer, ossia un macchinario, non meccanario, un macchinario, si può definire un meccanismo che ci consente di ridurre o aumentare la tensione della rete in base a quello che ci serve. In questo caso noi abbiamo l'hydrogen generator che va a 240 volt e qua ci va fuoco, ok. Produce 240 volt e abbiamo la battery box che ne necessita 120. Si è esplosa la batteria la volta scorsa proprio perché io erroneamente avevo collegato, proprio non ci avevo proprio pensato, l'hydrogen generator alla batteria e quindi ha fatto una bella esplosione. Fortuna che non ha fatto danni perché può fare tranquillamente dei bei danni. Bene, passiamo già direttamente al crafting e poi dopo diciamo l'utilizzo, magari lo spiego dopo quando abbiamo già il macchinario ben in mano. Allora, il macchinario, ragazzi, ecco. Ah, si può comunque adattare anche ai macchinari che necessitano della corrente più bassa, non solo ai generatori, più bassa o più alta, quindi sia generatori che utilizzatori. Allora, tasto E, entriamo dentro l'inventario. Col tasto O ricordo che si può disattivare e attivare il not enough items. Ok, vediamo un pochettino. In questo caso a noi ci serve una tensione di 120, quindi non dobbiamo andare a vedere da dove si parte, ma dove si vuole arrivare. Quindi se necessitiamo di arrivare a 60 volt, dobbiamo prendere una a 60 volt. Non ci serve da 120, prenderemo da 120, ma c'è anche quello da 240 di transformer. Ok, vediamo il crafting del 120. 120 volt transformer, allora due bronze plate, quindi due placche di bronzo, sì, due placche di bronzo, stop. Tre placche di steel d'acciaio, due coil che sono dei nuovi, sono delle nuove, dei nuovi items che useremo nel crafting, coil che significa bobine, o bobina in italiano, cioè in italiano singolare. E si crafta semplicemente con 8 copper plate, quindi con 8 piastre di copper. E un altro items nuovo per noi, ma è semplicissimo da craftare, è l'advanced, non mi ricordavo come si chiama, advanced circuit. Come craftarlo? Ahimè, bisogna utilizzare un diamante, 6 di redstone e 2 basic circuit. Ok. Allora, passiamo subito all'azione, ok? O alla maledizione per me. Ok, allora, dobbiamo subito fare due plate, due piastre di bronzo. Io sette di bronzo ce l'ho. Per fare le piastre di bronzo, vi ricordo, ci vogliono 4 lingotti di bronzo, che possono essere bronzo normale come lo faremo noi, o bronzo con altri crafting, se riesco a prenderlo. L'ultima volta che ci provo, dopodiché ciao. Basta, ciao. Dai, vabbè, devo farvi vedere il crafting, allora. Ok, che era semplicemente con un cubo di crafting, con un cubo di bronzo, se no con metallurgic infuser. Vabbè, ci sono svariati crafting, noi useremo quello più semplice per il momento. E che io già 7 lingotti di bronzo, come dicevo, ce li ho. Il crafting del bronzo è veramente facilissimo, ci servono due lingotti di copper e uno di tin, quindi due di rame e uno d'alluminio. Almeno il tin dovrebbe essere alluminio, credo. Comunque, per essere sicuri, uno di tin e due di copper.
Voilà, ci darà il Bronze Dust, sembrano delle caccoline avariate, e le mettiamo a sciogliere o a cucinare nella fornace. Voilà, pronto prontino. Ok, e facciamo subito il due bronze plate. Dove cavolo ho messo il bronzo? C'ho la tastiera nuova e devo calibrarmi le dita. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Due bronze plate, ce l'abbiamo pronte all'uso. Voilà. Poi dobbiamo fare 3 placche. 3, sì, stavo già vedendo. 3 placche, 3 piastre di acciaio che si fanno alla stessa maniera. E bisogna fare lo steel. Io già 11 steel li ho preparati per farvi vedere come si fa lo steel a chi non l'avesse mai visto. Si piazza un blocco, un lingotto di ferro al centro e 4 di carbone o carbonella intorno. Si ha lo steel dust, quindi il dust dell'acciaio. Si cucina sempre nella fornace, che non importa se è elettrica o normale. Ah, io le ho rimosse le fornaci, ho spostato la cassa dei crafting qui, perché tanto ormai la fornace normale non l'utilizziamo più. Anzi, delle volte mi sbagliavo, cucinavo ancora con quella, poi dicevo: ma cavolo, consumo il carbone quando c'ho la corrente. Bene, quindi bisogna fare 3 placche, quindi 4, 8, 12 di acciaio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. E 3 piastre di acciaio. Perfetto. Poi dobbiamo fare 2 bobine, bobine. E dobbiamo farlo con il copper, con le piastre di... Ah, ce n'è qualcuno in più. Con le piastre di rame. E allora, semplicemente, io già sapete il crafting perché ve l'ho fatto vedere, e sono sempre con 4 lingotti, anziché di acciaio o di bronzo, con 4 lingotti di rame, di copper. Eccolo qui. Dovremmo farcela, se non sbaglio, quindi sono 1, 2. Voilà. Due belle bobine. Basta che non mi fate girare le mie di bobine, va benissimo tutto. Allora, due bobine e poi dobbiamo fare un electronic merde, un advanced circuito, eccolo qui. Diamante. Dobbiamo usare, ragazzi, un gran diamante. Allora, un bronze plate, 4 cavi intorno. Adesso bisogna fare i cavi, ragazzi. Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. I cavi. Questa volta, per chi sta seguendo questa serie, non utilizzeremo solo la pelle per fare i cavi isolati, ma useremo anche la lana, che la faremo con le ragnatele. Io ho trovato anche delle pecorelle e vi faccio vedere nella prossima puntata, magari che le vada a prendere, o se non le prendo direttamente io. Tanto è nella palude. E perché ho fatto un giro così al volo. Allora, prendiamo sia le ragnatele e sia dei cavi già non isolati che avevo e della pelle. Allora, qua mi manca un cavo innanzitutto. Eccolo qui, erano tre cavi. Vabbè, fa niente. Comunque, facciamo subito dei cavi normali, dei cavi non isolati. Ce ne servono 4 e 4, 8 se non sbaglio di cavi, sì. E trasformiamo la... craftiamo praticamente la lana con 4 di... con 4 di con 4 ragnatele di filo. Ok, quindi voilà, abbiamo 4 cubi di lana, quindi riusciamo a isolare 4 cavi. Ok, ci siamo. Quindi io adesso mi sono fatti i calcoli male, voilà, come al solito. Quindi dobbiamo fare degli altri. Bisogna prendere almeno un'altra pelle. Sì, ci serve almeno un'altra pelle. Andiamo a fare nanna al volo. Oh, ragazzi, io se non sbaglio un calcolo, non sono Mr. Tyke. Perfetto. Quindi speriamo che non ci sia nessun creeper stronz. Speriamo che non ci sia nessun puffo verde. E io vado ad ammazzare una vacca, me la piglio con lei. Vieni qui, bella vacca, e dammi una pelle. Oh, ho mandato la pelle. Ho mandato la pelle, no. Brava, tu sì che sei brava. Ballellata, la vita va assaporata.
Ogni riferimento a po cose, persone, puramente casuali. Questi già si stavano accoppiando lì. Due vacche una dentro l'altra, non mi è mai capitato. Oh, ma fate sto piccolo. Qua sono 80 vacche una dentro l'altra. Ma che cavolo sta. Bah, io dentro se mancia io non ci voglio contare. Me ne vado. Ciao, 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 ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Quindi praticamente abbiamo fatto metà cavi, abbiamo isolato metà cavi con la lana e metà cavi li isoliamo con la pelle. Voilà, speriamo di non aver sbagliato altre cose perché magari i calcoli me li ero fatti giusti. Voilà, 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 quindi ci vogliono 4 cavi e un bronze plate. Quanti bronze plate abbiamo? Bronze plate ci vogliono. Dobbiamo fare altri due bronze plate quindi. Ci abbiamo il tin? Dovremmo averci il tin. Questi sono copper plate. Quindi, vediamo un po'. Dovrei avere due di tin, mi serve ancora uno di tin. Ma intanto con scuola mettiamo a cucinare. Poi prendiamo uno solo di tin, se ne farà tre. Quindi ripassiamo anche la procedura del purification chamber. Sto finendo anche il flint. Quindi così chi vede per la prima volta il video vedrà come si triplica nei minerali, si consumando un casino di corrente però. Noi quanto ce ne serve? Per il momento ce ne serve uno solo. Questo macchinario qua è lento, andrebbe potenziato. Quindi un dust sporco di tin. E quindi andrebbero triplicati, ma non lo faccio in questo momento che non ci serve tanto a noi. Abbiamo acceso il frigorifero, modo zappa, quel che sia. Ah, e qua ragazzi ho messo la cassa con i dust e i lingotti. Messo qui. Qui abbiamo la cassa come già vi ho fatto vedere con i minerali. E qui con cazzate varie, cazzatine dentro. Ah, c'è anche il tunnel bore che l'ho tolto un attimo perché devo fare dei lavori in miniera. Allora, un tin dust. Voilà, mettiamolo a sciogliere. Intanto l'insalata bianca la mettiamo qua. Insalata variata. Ok, sì, ci serve del rame. 1, 2, 3, 4. Meno male che ne ho sciolto un'abbondanza di rame che me ne serviva. Sì, ma io cosa ho fatto? Ho fatto due bronze dust. Ma sono cretino forte. Ma io sono cretino forte, ragazzi. Così ne facciamo altri due. Adesso ce ne vogliono altri 4 praticamente. Sì, ragazzi, sto svarinando, non ci sto più. Dai, sto lavandino attappato, ti muovi? Fa rumore di lavandino attappato. Sì, vai via, consumo tutto. Ancora uno. Intanto mettiamo l'insalata nel frigo. Sì, nella cassa. Ti giuro che veramente non l'ho fatta apposta. Se giro. Madonna, ha detto veramente quello che. No, vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Sì. Errore sopra errore. No, non ci sto più, ragazzi. Ragazzi, sarà la birra di troppo che ha bevuto Stewie qui, l'omino di Minecraft. Oh, ragazzi, stavo pensando che bisogna fare una spada nuova. Questa spada di pietra qua mi ha rotto veramente le bobine, mi ha rotto, cioè.
Io qua c'ho anche la skin, ragazzi, come se avete visto. Come se avete visto che ammazzo con la pelle di Enderman. Io vado ad andare a ammazzare gli Enderman. E devo andare a ammazzare gli Enderman e vado con questa spada di perla. Sì, di perla. Questa spada di pietra. Questa spada di pietra. Dobbiamo fare altre spade, ragazzi. Prossime puntate faremo sempre tutto. No, si è scaricato anche il forno qua, la batteria, quello che sia. Quindi ci serve altro rame. E craftiamo, craftiamo. Ok, e qua già ci sono 4 di bronzo, perfetto. No, a spinta sta fornace, no. Sapevo ci lasciavo quello lì a carbonella, va così almeno. Qua come si è messi a carbone? Oh, 12 di carbone, bene, lasciamocelo. Qua abbiamo quasi la cisterna piena di creosote oil. Magicamente, mi sa che bisogna fare una cisterna esterna, perché c'è la possibilità, ragazzi, di fare anche una cisterna esterna. Qui che lascia aperta anche la botola. Ah, non so se l'avevate visto, ho fatto la botola per andare sul tetto, così almeno ammazzo sempre sti ragni che ci vanno sopra. E intanto craftiamo questi. O alla fine un video di 5 minuti sta diventando un video di 80 minuti. Vedete, vedete, non sono io che lo faccio apposta, purtroppo. Allungano sti video. Ok, tu cucina questi. Sì, vado a craftare dentro la cassa. Aspetta, ho fatto i conti male per il semplice motivo che sembra, quando vedete ragazzi, bronze, sembra quasi il rame. Sì, è un po' più chiaro il rame, eh. Dove cavolo era il rame? È un po' più chiaro, sì, molto più chiaro. Però quando uno va a fare, non si fa i calcoli, l'ho preso per copper. Ne ha ancora una? Ah no, ancora due ce ne vogliono. Intanto vediamo un po' se ci avanzano due cavi. Non riusciamo a fare qualcosa, perché se ci avanzavano due cavi potevamo collegare l'idrogeno, generatore di idrogeno, electrolytic separator. Allora possiamo fare una cosa. Copper, un lingotto solo. E allora i conti me li ero fatti giusti, ragazzi. Vedevo che avevo un po' troppo copper nelle casse. Dicevo, ah, ce l'abbiamo già. Perfetto, perfetto. Possiamo fare dei cavi. Bronze plate. Craftiamone uno. Così almeno ci portiamo avanti. Ok, 4 cavi, bronze plate e 4 di redstone. Bronze plate e 4 di red, minchia. Voilà, uno è fatto. Dai, ancora uno. Ma brava la mia fornace a spinta. Ok. Allora, 1, 2, 3, 4. Adesso bisogna accelerare qua i tempi. Bisogna attempare gli acceleratori. Bisogna vedere un po'. Se attempare l'acceleratore, accelerare i tempi. Ok, quindi diamantonzolo. Andiamo a prenderlo. Ah, ecco, ce l'avevi il lingotto. Vabbè, magari mi servono a qualcos'altro. Se l'ho messo lì qualcosa servirà. Ora 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. E due elettronici. Perfetto. Adesso vediamo un pochettino. Basic circuit. Quindi adesso vediamo un pochettino se mi ricordo come si fanno. Alla fine le bobine mi si sono messe a girare veramente. 1, 2, 3. 1, 2. 120 volt trasformer, ragazzi.
Ok, quindi questi qua li ha sciolti, sto facendo rame da tutte le parti. 1, 2, 3. E ok, abbiamo 6 cavi, se ce ne servono ancora li facciamo. E prendiamo la branch, ragazzi, perché per settarli abbiamo bisogno. Ma no, forse non abbiamo bisogno. Vabbè, la prendo lo stesso, può sempre servire. Comunque, per settarli serve la branch. Adesso non so se per settarli in questa maniera. Non so se quando li piazziamo sono già settati e come ci servono a noi. Però per settarli in generale serve. Allora, piazziamo subito due bei cavetti. Ah, generale un po'. Basta che non ci prendiamo la corrente noi. Al solito. Ragazzi, io visto che ci ho preso un po' di corrente già una volta. Ok, qua sta generando idrogeno, perfetto. Allora, innanzitutto qua scasso subito sto coso, perché sennò esplodono di nuovo. E rompiamo la hydrogen generator. E che lo dobbiamo girare. Ah beh, la potevo girare anche con la wrench. Allora, wrench. Allora, perfetto. Allora, ragazzi, il 120 volt transformer. E non solo questo, anche altri. Anche a. Sto pensando. Qua l'acqua sale. Non abbiamo fatto arrivare la corrente alla pompa. Perché arriva, deve arrivare dall'altra parte. Ok. Sì, sto facendo fare sto giro lungo perché l'ultima volta ci ho preso un casino di corrente, quindi voilà. E ok, poi da qua dobbiamo far arrivare qualche cavo, aspetta. Sì, aspetta chi? Aspettate un attimo. Ok, devo prendere altri cavi. 1, 2, 3. Voilà, tutti non isolati, eh. Sicuramente ci devo prendere una botta di corrente anche oggi. Vai a mangiare, va. No! Ah, pensavo si fosse scaricato il mouse. Ok. Quindi. Perfetto. Bravo mouse. Peccato che ha fatto una cosa in più, però fa niente. Ok. Quindi dovrebbe generare tranquillamente. Non c'è abbastanza corrente. Va bene lo stesso. E, ok ragazzi, allora, come stavo dicendo, dobbiamo trasformare la corrente che arriva dal. Eccolo qui, l'avevo girato. Perfetto. La corrente che esce dall'hydrogen generator che esce in 240, trasformarla in 120 per poter ricaricare le batterie. Allora, qua adesso le batterie le ho scollegate per farvi vedere che poi caricano, quindi non sta più caricando perché tutti quanti il generatore stanno dando la corrente al motore e all'hydrogen generator. Allora, piazziamo un po' di cavi. Ok. Ora il 120 volt transformer, ragazzi, ha un'entrata e un'uscita. E io ci sto prendendo la corrente, come già detto. Allora, l'entrata, come potete notare, qui non dovrebbe esserci corrente, ok, perfetto, è segnata di colore rosso, mentre l'uscita di colore nero. Ok, forse è meglio spostarla un pochettino di là, perché sennò qua si collega con l'altro cavo. C'è un po' stretto, ok. Per piazzarla mettiamoci sempre con la schiena di qui, così almeno il rosso capita di là, perfetto. E c'è scritto step down. Step down perché? Perché così almeno la corrente in entrata esce in 120. Quindi la corrente, se la corrente che entra. Oh, qua sta prendendo fuoco qualcosa. Ok, sembra di aver sentito fiamme. Se la corrente in entrata è superiore al trasformatore, quindi in questo caso è 120, viene ribassata. Se premiamo shift.
e ci diamo sopra con la wrench step up. Quindi se abbiamo un'entrata con la tensione inferiore, ce la aumenta a 120. Stessa cosa inversa anche per gli utilizzatori. Ok, non ci serve step down, assicuriamoci se non ci esplode anche quest'altra batteria. Colleghiamo i cavi, non importa che cavi colleghiamo, è importante che arrivi qui la corrente. Giusti, giusti. Sì, ma io questo qua non voglio che si colleghi. E andiamo a accendere il generatore, dando come output l'idrogeno. Andiamo a vedere se sta caricando. La batteria sta caricando senza esplodere. Perfetto ragazzi, perfetto. Quindi abbiamo visto come utilizzare il transformer. Ovviamente, ok, già finito l'idrogeno lì. Ovviamente, ragazzi, non posso farvi vedere lo step up perché sennò mi esplode la batteria. E niente, poi qua dovrò regolare bene. Dovrò regolare bene l'electrolytic separator. Ok ragazzi, niente, dopo questa puntata un po' mezza confusa per fare un transformer un transformer, un semplicissimo transformer, per questa puntata ragazzi è tutto e ci vediamo alla prossima puntata con qualcosa di nuovo che non vi annuncio. Ciao a tutti ragazzi.